Non basta che un politico dica o faccia qualcosa di comunitarista per stare tranquilli. Sembra infatti che se lo dice o se lo fa è perché è stato tirato per la giacchetta dalle contingenze. Insomma, una rondine non fa un... E molestando che a questo punto, visto che sono tutti liberali, non vedo perché dovrebbero esserci dei partiti diversi da votare... Diciamolo chiaramente, in questi tempi cupissimi non basta che un politico dica o faccia qualcosa di comunitarista per stare tranquilli. Sembra infatti che se lo dice o se lo fa è perché è stato tirato per la giacchetta dalle contingenze. Insomma, una rondine non fa un Lenin. Peraltro è più facile che lo facciano che non che lo dicano, a osservare quello che sta succedendo nei vari studi televisivi, dove ritengo, a causa dei tempi cupissimi di qui sopra, Bisognerebbe osservare un minimo di decoro. Del resto, non sono mai stato uno di quelli che crede nel potere taumaturgico della risata, anzi credo che il faceto spesso non faccia comprendere la serietà di una situazione data. Per questo auspico che lo spettacolino di varietà di bassa forza, quale le figurine intercambiabili del centro-destra-sinistra unito hanno messo in piedi con l'aiuto dei media, finisca al più presto, in modo che da noi persone serie. Ci si possa occupare appunto di cose serie. Credo sia inutile ripercorrere le tappe ormai note ai più. Quello che mi preme mettere sotto la lente di ingrandimento è il fatto che in vari programmi televisivi è andato in onda un teatrino dove un esponente di una parte del CDX veniva accusato da esponenti del CSX di avere al proprio interno delle figure riconducibili al fascismo. Termine che ormai. Bisogna mettere, tra virgolette, perché già un concetto preciso di fascismo non esisteva nemmeno perché il fascismo a suo tempo lo ha creato, figuriamoci adesso. A soldoni. Direi però che si tratta di un mix tra nostalgia estetizzante e quel fascismo eterno di echiana memoria che di fatto identifica il fascismo con tutto ciò che di brutto c'è stato nella storia dell'uomo dal Pleistocene superiore a oggi. La reazione dell'esponente di CDX di turno qual è? Affermare che il suo partito di riferimento niente abbia a che fare con il fascismo, di essere una destra moderna e liberale, come se la destra liberale non abbia delle colpe enormi nella storia, e rilanciare con l'accusa che invece tra gli esponenti del CSX ci siano dei simpatizzanti per il socialismo oppure, apriti cielo, comunisti. A quel punto, l'esponente del CSX si dissocia, afferma che, e la loro storia politica lo dimostra, ormai hanno fatto i conti con il passato e che non hanno più nulla a che fare né con il socialismo né con il comunismo e assicura a tutti che la sua corrente politica è quella del liberalismo di sinistra e questo a modi di rassicurazione come se il liberalismo di sinistra non abbia fatto la sua bella dose di nefandezze nella storia ricordo sempre la comune di Parigi del 1871 per chi vuole avere un esempio su cui riflettere per molestando che a questo punto, visto che sono tutti liberali, non vedo perché dovrebbero esserci dei partiti diversi da votare, o meglio da non votare, visto le affluenze di questi giorni, il punto più votale è però un altro. Non potrebbe dire l'esponente di CDX, io prendo le distanze dal fascismo. Ma allo stesso tempo ritengo che sia necessario ripensare, tenendo conto della cultura e della tradizione del nostro paese, il vincolo comunitarista dissolto dalla cultura liberale imperante da almeno 30 anni, alla luce di ciò che sta succedendo. E allo stesso modo, l'esponente di CSX non potrebbe rispondere «Io prendo le distanze dal socialismo e dal comunismo per i tragici errori novecenteschi, riconosco però il potenziale di giustizia e di verità contenuto nelle opere di Marx e dei suoi epigoni novecenteschi, ad esempio Gramsci e Lukács». Per ripensare il vincolo comunitarista dissolto dalla cultura liberale imperante da almeno trent'anni e passa. Così, tanto per dare un senso al fatto che ci sono dei simboli differenti sulla scheda elettorale. Anche perché non è sempre stato così. Mi viene in mente a questo proposito un fatto avvenuto ormai parecchi anni fa. Durante un dibattito tra Formigoni e Bersani, al primo che si lamentava di quelli che lui aveva definito stracci rossi sventolati durante una manifestazione di sinistra, Versani rispose senza bettinare le bambole e soprattutto senza lingua biforcuta. Prima di quegli stracci rossi, i bambini lavoravano 14 ore al giorno. Una bella risposta comunitarista. Il profitto del capitalista di turno deve essere imbrigliato per il benessere altrui. Però, appunto, una rondine non fa un Lenin.